perché si dice? Di curiosamente. Oggi parliamo di quelle frasi di uso comune che tutti pronunciamo per definire determinate situazioni. A tutta birra! Ho passato la notte in bianco! Sono a cavallo! Fa un freddo cane! Ma sappiamo il perché si usa dire così? Curiosiamo un po' in alcuni di questi modi di dire. Passare la notte in bianco. Chissà se vi è mai capitato di non chiudere occhio fino al mattino, rigirandovi nel letto senza sonno. L'origine di questo modo di dire risale al Medioevo. Gli uomini, che dovevano essere nominati cavalieri, trascorrevano la notte precedente in chiesa, in preghiera, vestiti interamente di bianco, a simboleggiare la purezza. Diventare cavaliere era importante e bisognava essere consapevoli della responsabilità che avrebbe ricoperto il nuovo ruolo di cui sarebbero stati investiti il giorno seguente. Sono a cavallo. Ah, tiro un bel sospiro di sollievo. Sono a cavallo, ovvero sto per risolvere una situazione difficile e ho tutto sotto controllo. Ma come mai associamo il cavallo a questa soddisfazione? Siamo ancora nel Medioevo, quando non esistevano i mezzi a motore, quindi niente trattori per lavorare i campi e niente automobili per partire per le vacanze. Per spostarsi si usavano soltanto le gambe e per lavorare i campi le braccia. Insomma, si poteva contare solo sulle proprie forze. Chi però possedeva un cavallo era un privilegiato, perché poteva sfruttarne la forza nelle attività agricole, nei viaggi e pure nelle guerre. Il gioco non vale la candela. Ogni volta che facciamo una scelta e ci impegniamo per raggiungere un obiettivo, usiamo tutte le nostre energie e capacità per ottenerlo. Ma ci sono situazioni in cui il gioco non vale la candela. Cioè, lasciamo perdere perché non vale la pena spendersi per farlo. Questo modo di dire risale al tempo in cui non esisteva l'energia elettrica e per illuminare la stanza si accendevano le candele. Il detto riguarda proprio le situazioni serali, quando ci si raccoglieva intorno ad un tavolo a lume di candela per giocare a carte. Se la posta in gioco era bassa e vincere non portava un gran guadagno, si usava a dire che la vittoria non valeva il costo della candela stessa. Fa un freddo cane. Come mai associamo il cane al freddo? Lui, il nostro amico fedele, che oggi vive in calde cucce e magari condivide con noi qualche boccone della cena che prontamente facciamo cadere dal tavolo. Un tempo i cani non erano dei privilegiati, ma venivano lasciati all'esterno, al freddo, senza riparo e quasi senza cibo, per abbaiare al primo rumore e cacciare eventuali malintenzionati. Spesso erano malaticci e quindi venivano tenuti ben lontani dal focolaio casalingo. Ok, è tutto a posto, va tutto bene. Pare che durante la Seconda Guerra Mondiale i soldati americani segnassero sulle tende queste due lettere per segnalare che tutti erano rientrati dalla missione e non c'erano dispersi oppure vittime. È tutto ok, zero killed. A tutta birra! Quando vogliamo sfrecciare a tutta velocità o dare il massimo, usiamo questa affermazione. Il motivo è semplice. La birra è un drink energetico molto nutriente. Veniva dato ai cavalli durante i lunghi viaggi, nei punti più pericolosi o impervi, affinché andassero più veloci. Infatti, ancora oggi, si usa lievito di birra nell'alimentazione del cavallo da corsa. Avere il sangue blu. Si dice che i reali abbiano il sangue blu, ma per quale ragione? Nel Medioevo
Le differenze tra ricchi nobili e servi della gleba erano molto nette ed evidenti. Chi lavorava nei campi era esposto al sole tutto il giorno e quindi aveva la pelle abbronzata. Ma i nobili se ne stavano in panciolle nei loro castelli, poco esposti al sole e alle intemperie, e soprattutto ben coperti dai vestiti, cappelli, guanti ed ombrellini. Perciò la loro pelle era molto chiara e ciò metteva in evidenza le vene dal colorito bluastro. Giorni della merla. Il 29, 30 e 31 gennaio sono considerati i giorni più freddi dell'anno e in virtù di questo sono detti i giorni della merla. Ma come mai? Una favola ha dato origine a questa nomina. Parrebbe che una merla bianca, candida e infreddolita dal gelo di fine gennaio, si è riuscita a trovare riparo nel comignolo di una casa. Come sappiamo, però, i camini scaldano le case e i comignoli fanno fuoriuscire la nera fuliggine. La merla si è salvata da morte certa, rimanendo al calduccio, se non che, quando ha potuto uscire 3 giorni più tardi, non era più bianca, ma nera come la pece. Da allora, trattandosi dell'unica merla sopravvissuta alla gelata, i merli non sono più di altri colori se non neri.